Risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, trasformazione degli impianti di depurazione in fabbriche verdi e risparmio energetico. Sono queste le principali macro azioni raccontate da Gori nel bilancio di sostenibilità 2022. Quarto anno che presentiamo questo bilancio ed è un bilancio che rende chiare e trasparenti le cose che abbiamo fatto e i risultati che abbiamo ottenuto. Quest'anno abbiamo optato per questa modalità un po' diversa perché abbiamo chiesto ai bambini, figli dei nostri dipendenti, agli stessi dipendenti di venire qui e di frequentare il sito, un po' per far vedere anche i loro familiari cosa hanno realizzato e poi per coinvolgere un po' tutti in quelle che ormai sono le tematiche che per fortuna stanno venendo sempre più all'attenzione delle persone, in quelle che sono le tematiche di risparmio energetico, oltre che ovviamente di contenimento dei volumi di acqua, dei consumi di acqua. Devo dire che la cittadinanza un po' tutta deve fare importanti passi in avanti da questo punto di vista, anche per quanto riguarda per esempio il rispetto della legalità, perché la Campania purtroppo è ancora la maglia nera in tema di reati ambientali, quindi un po' tutti dobbiamo dare una mano e cercare di migliorare l'impatto di una serie di cose della depurazione sull'ambiente e di rendere più vivibile le nostre città. La presentazione delle attività e dei risultati conseguiti in materia ambientale, sociale ed economica è avvenuta presso l'impianto di depurazione gestito da Gori, in una modalità nuova e interattiva che ha previsto l'allestimento di un percorso espositivo tematico dedicato ai principali progetti su cui l'azienda è al lavoro. È un modo nuovo perché abbiamo pensato di coinvolgere nella presentazione, oltre alle associazioni, la stampa, gli stakeholder esterni, i protagonisti principali delle nostre azioni. È un modo di declinare la sostenibilità, che a volte può sembrare un modo astratto, concetti che non sono vicini, e questo è un modo per avvicinare le persone, soprattutto i bambini, a tematiche che saranno sempre di più all'ordine del giorno delle azioni di tutte le istituzioni, oltre che di noi. Durante l'evento sono stati illustrati gli obiettivi da raggiungere entro il 2025, il disinquinamento del fiume Sarno, che prosegue grazie al programma Energie per il Sarno, e la riduzione del 50% delle perdite nelle reti di distribuzione, grazie al macro progetto Azioni per l'Acqua. Quest'anno abbiamo deciso di presentare il bilancio di sostenibilità in una modalità completamente nuova, ancora più interattiva e partecipata, perché qui presso il nostro impianto di depurazione di Scafati abbiamo organizzato un vero e proprio percorso sostenibile. Si tratta in realtà di un viaggio attraverso i nostri progetti principali, le azioni principali su cui stiamo lavorando e che sostanzialmente poi rappresentano anche i quattro capitoli del nostro bilancio di sostenibilità. Quindi azioni per l'acqua, energie per il Sarno, rinascita verde e risparmio energetico saranno le quattro aree tematiche che i nostri visitatori potranno vivere e potranno conoscere meglio grazie alla disponibilità dei nostri colleghi che operativamente sono quotidianamente su questi progetti, ma anche grazie ad attività esperienziali vere e proprie. Si potranno tutti cimentare con delle sperimentazioni sostenibili e lo potranno fare sia gli adulti che i bambini, perché i bambini sono poi i veri protagonisti di questo evento. A loro, che sono gli ambasciatori della sostenibilità del futuro, abbiamo dedicato ampie aree di gioco, ma di gioco formativo ed educativo e di sensibilizzazione sulla sostenibilità, perché i valori fondanti della nostra sostenibilità, che sono proprio la partecipazione, la condivisione e la concretezza, sono anche i valori che vogliamo trasferire a tutti i livelli, partendo proprio dalle giovani generazioni che ci aiuteranno per costruire insieme un futuro sicuramente migliore e più sostenibile.